Lo dicevamo prima, tante novità in vista sul fronte della lotta alla pandemia. Noi ci colleghiamo subito in diretta, la vedete qui al mio fianco con Alice Cercone. Alice, dove ti trovi? A te la linea. Vi diamo il buongiorno da Piazza della Rinascita, Piazza Salotto, come qui la chiamano tutti, che avrebbe dovuto ospitare i concerti di Capodanno, annullati invece a Pescara per la ripresa dei contagi. Nel pomeriggio è prevista una nuova stretta al termine della riunione della cabina di regia, tra le ipotesi al vaglio l'obbligo di mascherine anche all'aperto, tamponi tra la seconda e la terza dose, durata ridotta per il Green Pass, oltre al possibile obbligo vaccinale che non è stato escluso dal governo. Sono con il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo e con l'infettivologo della Task Force regionale per l'emergenza coronavirus Giustino Parruti. Tra qualche ora dunque sapremo che Natale sarà. Intanto alcuni sindaci si sono mossi in anticipo, che a Pescara le mascherine sono obbligatorie all'aperto già da 2 settimane in centro e nella zona vecchia della città, anche su consiglio della prefettura. Sì, come diceva, ci siamo mossi in anticipo, abbiamo condiviso alcune misure come quella sulle mascherine, come anche la scorsa settimana abbiamo fatto un comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, a seguito del quale ho sensibilizzato i sindaci sull'opportunità di valutare attentamente se tenere o no dei festeggiamenti in piazza. Dottore, dobbiamo aspettarci una stretta sulle misure anti-Covid? È necessaria, secondo lei? Ma la contagiosità di questa variante Omicron, che ha le porte anche purtroppo nel nostro territorio, chiede il massimo di senso di responsabilità. Questo è poco ma sicuro. La contagiosità della variante Delta era già alta, la Omicron la supera perché è destinata a sopraffarla in termini di contagiosità. Ogni infetto Omicron riesce purtroppo a infettare con pochissime copie anche altre persone. In questo senso è necessario che prendiamo tutti i provvedimenti che possono aiutarci a contenere il numero dei contagi, perché questo è fondamentale perché possiamo gestire il basso livello di malattia. Variante Omicron, su cui oggi pomeriggio verranno annunciati i risultati dei sequenziamenti in corso nei laboratori di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio. Ecco, dottore, qualche consiglio per lo shopping natalizio, per le cene tra amici e parenti, per cercare di ridurre i rischi? Ma i consigli, diciamo, sono i soliti da un certo punto di vista. La mascherina che il prefetto ha appena richiamato è più che un consiglio perché sappiamo di per certo che aiuta a contenere. Lo dico sempre e non ce lo scordiamo mai, il lavaggio delle mani, un po' ossessivo, è una misura di fortissimo contenimento perché specialmente con le basse cariche sono quelle veicolate spesso dalle mani e dai contatti con gli oggetti che possono essere cruciali. E poi, quando ci si dovesse trovare insieme in ambienti piuttosto affollati, dove si sa esserci persone fragili, cioè che nonostante la vaccinazione potrebbero essere suscettibili a malattia, un tampone prima di radunarsi è sicuramente un gesto di solidarietà. Torno dal prefetto, come vi siete organizzati per i controlli? Beh, abbiamo predisposto un piano di controlli, come sapete il piano di controlli è stato rafforzato, anche questa notte le forze dell'ordine hanno fatto dei controlli presso alcuni locali. In generale c'è comunque una grande attenzione anche da parte di tutti i cittadini, da parte di tutti i esercenti e commercianti che ringrazio. E proprio le immagini dei controlli, abbiamo seguito una squadra della questura nei giorni scorsi, vi abbiamo mostrato, se non avete domande da studio vi restituirei la linea. Grazie, grazie ad Alice Cercone e ai suoi ospiti. È il momento della nostra rassegna.